Corona avrebbe lasciato Mazara del Vallo, sarebbe arrivata addirittura a Carini. Il 2 la signora Corona era al lavoro, per cui che cosa potrebbe essere accaduto? La sua scheda telefonica potrebbe essere stata data anche ad altre persone. Maria Grazia Sarrocco, buongiorno. Ciao Maria Grazia. Allora, ci sarebbe una persona che potrebbe aver riconosciuto la famosa donna del video di Milano, girato da una guardia giurata, e poi oggi ritorneremo sui movimenti di Anna Corona, quella mattina del 2 settembre, in particolare partiremo da Carini. A te, Maria Grazia. Buongiorno, sì, potrebbe essere davvero una segnalazione molto interessante quella che è arrivata da una ragazza. Una ragazza che dice di aver incontrato questa donna, una nomade, ed era in compagnia di una ragazzina. All'epoca dei fatti questa ragazzina si trovava a Parigi in compagnia della donna e diceva di essere stata adottata, non conosceva le sue origini e parlava anche italiano, insomma, non benissimo, ma aveva questo accento italiano. Chi è questa donna? Potrebbe essere davvero quella a cui Grieco, Felice Grieco, fa riferimento, quella donna che fu vista il 18 ottobre del 2004, circa un mese e mezzo dopo la scomparsa di Denise. Questa ragazza, naturalmente, dopo aver visto la foto, si è presentata ai carabinieri e ha segnalato questo. La donna e la bambina e la ragazza oramai si trovano ancora a Parigi o sono in un'altra città. Ricordiamo che questo fatto sarebbe accaduto nel 2018, quindi l'incontro sarebbe avvenuto nel 2018, alcuni anni fa. Nel frattempo potrebbero essere cambiate molte cose. Questa donna potrebbe aver lasciato Parigi, potrebbe aver lasciato la Francia. Certo è che sapere che quella bambina parlasse lievemente l'italiano fa riflettere, soprattutto perché si trovava a Parigi e diceva di essere stata adottata. Addirittura, per cui si trovava a Parigi, cioè da Milano sarebbe, volendo, no? Pensando, mettendo delle ipotesi, da Milano sarebbe poi andata in Francia e questa bambina parlava italiano e diceva che era stata adottata. Ritorneremo poi su questa notizia dando maggiori informazioni. Ricordo, insomma, che di segnalazioni ce ne sono state talmente tante su questo caso che bisogna prendere veramente tutto con grande serietà e soprattutto con grande calma per poi approfondimenti che verranno fatti successivamente. Dunque, partiamo da quella mattina e da questa grafica, la grafica degli spostamenti di Anna Corona, come vi avevo detto ieri, perché la nostra Maria Grazia Sarrocco in diretta ha dato la notizia ieri che Anna Corona quella mattina sarebbe stata al lavoro. Cinzia, allora andiamo su questa grafica. Questa è una cosa importantissima detta da Maria Grazia, scoperta ieri, perché noi eravamo convinti, vedendo quel cellulare che alle 6 del mattino si sposta da Mazara del Vallo e arriva poi a Carini, eravamo convinti che lei non stesse al lavoro. Invece Maria Grazia ci ha detto che invece lei quel giorno era al lavoro. Adesso non sappiamo se tutto il giorno o comunque avesse preso un permesso per qualche ora. Comunque, perché Carini? Allora, Carini è fondamentale perché allora io sono andata a cercarmi le cose del 2010 e l'avvocato Frazzitta diceva che erano nella disponibilità di Anna Corona ben 5 casolari in quella zona. Inoltre, Dassaro, che è un pluriomicida, che ha voluto parlare con gli inquirenti, addirittura accusando la ex moglie Rosalba è la sorella di Piero Pulizzi. No, aspetta, andiamo per ordine. Sì. Scusami, Cinzia, sì, perché sei volata. Sì.
Allora, Carini. Velocemente, allora, guardate Carini. La grafica. Sì. La grafica, questi sono gli spostamenti di Anna Corona, noi vi scrivo dall'1 al 2 settembre, no? La mattina del 2 settembre, la prima tappa del telefonino, ok? In uso in quel momento ad Anna Corona, certo non si sa se poi quel telefonino fosse in mano di qualcun altro o meno, però si presume sia stato in mano di Anna Corona, che aggancia acceso, attenzione, aggancia acceso il telefonino a Mazara del Vallo per due volte, due volte, per cui lo vedete alle... Se me lo mettete qua, scusatemi che sono un po'... Credo non riesco a vedere gli orari in piccolo, grazie, se potete mettermelo anche nello schermo. Allora, aggancio a Mazara del Vallo alle 6.37 e sempre a Mazara del Vallo alle 20.30, acceso. Di fatto poi sulle altre tappe, Carini la mattina presto, Trapani ore 11.55, Partinico alle 19.15, il telefono risulta sempre spento. Ora ci siamo chiesti che ci faceva Anna Corona la mattina alle 6 a Carini, poi arriva a Mazara del Vallo, poi ritorna invece, arriva a Trapani col telefono spento, poi arriva a Mazara del Vallo alle 12.51 probabilmente a lavorare, a questo punto qualcuno l'ha vista a lavoro, potrebbe essere stato un alibi quello di lavorare per sole 4 ore di fatto, ma comunque potrebbe essere stato un alibi, dopodiché... Quinta tappa, Partinico, di nuovo telefono spento. Ora andiamo a capire che cosa c'entra in tutta questa storia Carini. Cinzia, spiegacelo bene. Allora, Carini viene individuato innanzitutto dal telefono, dalla cella telefonica agganciata dal telefono di Anna Corona, prima cosa. E quindi subito si va a indagare a Carini, c'era in un casolare mezzo diroccato, si cercano tracce di Denise Pipitone. In seguito, Giuseppe D'Assaro, pluriomicida, ex marito della sorella di Piero Pulizzi Rosalba, papà di Giovanna, che è la cugina di Jessica, molto legata questa Giovanna, il marito, ad Anna Corona e a Jessica. Allora, D'Assaro cosa dice? È stata mia moglie, è stata mia figlia a uccidere, a portare via, a rapire, diciamo, Denise Pipitone, e io poi ne ho nascosto il corpo. Poi ritratta, però continua ad accusare la moglie e la figlia, tanto che Langioni, qui da te, Eleonora, disse di aver messo una cimice addosso a D'Assaro mentre parlava con la ex moglie per scoprire qualcosa di più. Stranamente quella cimice proprio in quel momento ha smesso di funzionare. Ma insomma, il racconto di D'Assaro sembra un po' nebuloso, assumma. Sì, no, non solo nebuloso ma contraddittorio, ma anche potrebbe essere stato un depistaggio, cioè parlare di qualcun altro rispetto invece ai diretti interessati. Potrebbe tranquillamente esserci, ma anche rispetto agli spostamenti, anche a quest'uso del cellulare, diciamo prima con Cinzia fuori onda. Sostanzialmente il cellulare potrebbe essere stato sottratto, potrebbe averlo prestato proprio per depistare ulteriormente. Consideriamo che circa dai primi anni 2000 i protocolli investigativi sono molto cambiati rispetto ai sistemi informatici e telematici, quindi io posso tranquillamente dare il mio cellulare a Cinzia per crearmi un alibi, di modo che Cinzia si sposta su altre celle telefoniche e io invece risulto dai testimoni che sono intorno a me in un altro posto. Allora vediamo Roberto Alessi, ciao Roberto, buongiorno e ben collegato. Dunque, Roberto, che c'entra Carini in tutto questo? Perché Anna Corona si sarebbe dovuta spostare a Carini alle 6 del mattino? Fra l'altro a Carini alle 6 del mattino il telefonino di Anna Corona era spento. Allora, intanto bisogna sottolineare che in casa di Anna Corona giravano molti telefonini. La stessa Jessica Pulizzi aveva a disposizione più di una SIM ed è abbastanza anomalo che una persona che lavora come donna delle pulizie nella stireria di un albergo come Ruggero II abbia a disposizione tutti questi telefoni. Per cui molto si pensa che sia stato il telefonino a viaggiare fino a Carini, dove peraltro tutta quella rete, come ha già spiegato proprio a Storie Italiane l'ex PM Maria Angioni, c'è proprio una rete capillare di persone collegate tra di loro e che hanno portato a più di un depistaggio, per cui potrebbe rientrare benissimo in questa logica. Mm-hmm.
Dunque, vediamo un secondo, adesso poi andremo dalla professoressa Malucelli per capire anche le tonalità di alcuni messaggi che si sono scambiate Anna Corona e questa amica di Anna Corona. Noi abbiamo appena visto quello che è accaduto tra il primo e il 2 settembre, ok? Per cui tutti gli spostamenti, dove ritorneremo fra poco perché andremo a capire perché Carini in tutta questa storia, oltre al racconto di Dassaro, è importante e perché il telefonino spento di Anna Corona si sarebbe dovuto trovare a Carini alle 6 del mattino e non a Mazara del Vallo, visto che a Mazara del Vallo Anna Corona doveva andare a lavorare, no? Alle 6.37, alle 7.58 da Carini ritorna a Mazara del Vallo, poi va a Trapani alle 11.55 e a Mazara del Vallo alle 12.51 e 17.35 col telefonino acceso. Io mi chiedo, Maria Grazia Sarocco lavorava quel giorno, questo tu ce l'hai detto ieri in diretta, ma a che ora è stata vista al lavoro? Cioè noi stiamo parlando di tutti gli orari del primo settembre, del mezzogiorno del primo settembre, ma a che ora è stata vista al lavoro Anna Corona? Perché se fosse stata vista, allora, ad esempio, alle 11.55, non avrebbe potuto stare a Trapani nello stesso momento. Per cui forse a Trapani c'era qualcuno col telefonino di Anna Corona. Se invece è stata vista dopo le 12.50 a Mazara del Vallo, vuol dire che tutti quegli spostamenti di fatto potevano essere quelli proprio di Anna Corona, che il telefonino in mano di Anna Corona era quello che si è spostato da Carini a Mazara del Vallo, a Trapani a Mazara del Vallo, poi di nuovo a Partinico alle 19. Certo, movimento molto strano, tutti a quel punto sapevano che la bambina era scomparsa. Sarocco? Sì, 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 tutti sapevano della bambina, tutti sapevano della scomparsa di Denise Pipitone, ma dobbiamo dire che probabilmente, ma usiamo sempre il condizionale perché non abbiamo alcuna certezza in merito, Anna Corona potrebbe essere stata coperta in mattinata da qualcuno che lavorava proprio in quell'hotel, perché Anna Corona avrebbe fatto rientro a Mazara del Vallo e quindi essersi presentata al lavoro attorno alle 13. Sappiamo che il suo cellulare torna ad agganciare una cella di Mazara del Vallo alle 12.51. Sì. Per cui comunque potrebbe essere stata coperta la mattina, diciamo, nel orario della mattina e invece quello del pomeriggio è stata avvistata fino alle 17.35. Ora mi chiedo, ma qualcuno è andato a controllare i registri del lavoro della mattina del 2 settembre? Era un giovedì, era un giorno feriale, un giorno in cui si lavora la mattina e il pomeriggio. Sono stati controllati, Maria Grazia? Eleonora, sono state fatte tutte le indagini, naturalmente. Ricordiamolo che le indagini sono state fatte anche a carico di Anna Corona perché era iscritta nel registro degli indagati, ma quella pista non ha portato assolutamente nulla, tant'è che la posizione di Anna Corona è stata poi archiviata. Però non sappiamo se qualcuno è andato a controllare il 2 settembre sugli spostamenti di Anna Corona, se Anna Corona era al lavoro anche la mattina o meno, perché uno una domanda se la fa, che ci è andata a fare a Carini e poi che ci è andata a fare a Trapani e poi che ci è andata a fare a Partinico col telefonino spento. Non solo. Professoressa. Ma io trovo che è una personalità veramente complessa e soprattutto mi fa pensare ad una personalità che ha un obiettivo molto preciso, quello di coprire le indagini e quello soprattutto di deviare ovviamente il percorso che potrebbe portare alla verità, perché è molto, diciamo così, complicato che una persona ad equilibrio nevrotico, chiamiamolo così, quindi come il nostro normale, si mette a fare un'operazione in una giornata entro 8 ore di questo tipo. Quindi stiamo parlando di una persona che ha un obiettivo ben preciso, il cui obiettivo chiaramente non può essere altro che quello di depistare. Allora adesso andiamo a vedere, stiamo parlando del 2 settembre, andiamo a vedere invece che cosa succede nei giorni successivi. Poi invece ritorneremo al primo settembre, c'è il nostro Maurizio Ricordari lì davanti all'albergo perché abbiamo una serie di filmati e di dichiarazioni da mandare. Però andiamo a vedere quello che è successo i giorni dopo, ok?
1233 telefonate in un anno. Anna Corona e questa sua amica si telefonavano in media 3 volte al giorno, ma dal settembre 2004 i contatti telefonici fra le due cessano. Allora, ascoltiamo. ...1233 le telefonate fatte in un anno tra Anna Corona e una sua amica, con una media di 3 chiamate al giorno. Dopo il primo settembre, tra le due donne, solo squilli e nessuna conversazione, fino ad interrompersi il 22 settembre. Un intenso rapporto di amicizia, una frequentazione che alcuni giorni dopo la scomparsa della piccola Denise cessa di esistere. Perché? Proviamo a ripercorrere quanto accaduto nei giorni successivi grazie ad un'attenta analisi dell'utenza di Anna Corona, sottoposta ad una intercettazione tra l'1 e il 2 settembre. 2 settembre 2004. Alle ore 11.58, alle 19.18, alle 20.41 l'amica tenta di chiamare Anna Corona. L'utenza risulta non raggiungibile. Ore 21.01 l'amica chiama l'utenza della Corona, le due donne parlano per 556 secondi. 3 settembre. Dalle 16.35 alle 17.07 l'utenza di Anna Corona chiama quella dell'amica, la quale in alcuni casi non risponde e in altri risulta irraggiungibile. Alle 17.44 l'utenza dell'amica contatta quella della Corona, ma quest'ultima non risponde. 4 settembre. Alle ore 20.04 e alle 20.07 l'amica chiama l'utenza in uso la Corona. Le due telefonate durano rispettivamente 135 e 391 secondi. 5 settembre. 11.49, 12.08, l'amica contatta l'utenza del Ruggero II. Veramente strana questa cosa, allora, dell'amica, eh? Fra poco continuiamo ad ascoltare, ecco, questa amica. Chi sarebbe stata questa amica, Alessi? Allora, sappiamo che l'amica era una persona che era molto legata da un in un primo momento non necessariamente da un rapporto sentimentale, poi dopo in un rapporto sentimentale, in un vero e proprio fidanzamento, che peraltro si è concluso con un matrimonio, con un dirigente della polizia, un dirigente che era anche a capo con altri delle indagini che conduceva Maria Angioni. Tra l'altro è abbastanza anomalo il fatto che due amiche si telefonino in quella situazione e con la notizia che aveva sconvolto Mazzara del Vallo per telefonate così brevi, che in genere quando uno fa una telefonata così breve perché dà un'informazione precisa. Io ti telefono e ti dico ricordati che, e finisce la telefonata. Esatto. È molto strano che una telefonata duri al massimo 2 minuti, tramite di sera, dopo mangiato. Questa però è un'osservazione del tutto personale, per cui posso essere smentito. No, da hai più. ragione. Però è anche vero che... Prego, assuma, no, senti. Io sono d'accordo con Alessi, non solo quello, ma possono essere anche messaggi così brevi per darsi un appuntamento, per trovarsi in un posto. Quello che a me colpisce è che ci sono 1233 telefonate, abbiamo di detto, colpo. Improvvisamente si interrompe. Non si interrompe però, c'è un passaggio di mezzo, cioè quello degli squilletti, quelli delle chiamate. Allora, se ma scusa, io ho un rapporto... un'intercettazione, ti posso chiedere, un'intercettazione, sì. Dopo quanti secondi viene recepita? Ma viene recepita nel momento, tanto è vero che in molte intercettazioni c'è ancora lo squillo, quindi quando attacca la telefonata si sente già, non parte su, cioè nel senso immediato. È già attenzionato quel numero, spesso e volentieri si dà anche il mandato da parte della procura alla compagnia telefonica, quindi appena partono le telefonate su quel numero, o magari ho chiesto di attenzionare due numeri, cioè se il mio numero viene contattato da Cinzia Tani, automaticamente da subito parte la telefonata, quindi la conversazione si sente immediatamente. Quello che dicevo, la cosa strana è che può esserci un periodo di 1233 telefonate perché ho un rapporto di amicizia con una persona, poi si interrompe il rapporto di amicizia, quindi non ci chiamiamo più. Ma la cosa strana è il passaggio di mezzo, cioè questi continui squilletti. Allora, io voglio solo far notare questo scambio, visto che prima abbiamo parlato del 2 settembre, cioè il giorno dopo della scomparsa di Denise. Ecco, in quel 2 settembre alle ore 11.58 questa amica, questa persona tenta di chiamare Anna Corona, ma come vedete non si sa se poi risulta irraggiungibile anche alle 19.18.
ore 20:41, ore 21:01 una corona e parlano per 556 secondi. Vuol dire che comunque alle 21 il telefonino, almeno quel telefonino di cui abbiamo visto prima la grafica, ritornerebbe di fatto in possesso d'Anna Corona. Ecco, come mai questa amica ha provato a chiamare proprio a quell'orario Anna Corona? È il 2 settembre, ricordiamolo. Se mi date la grafica di prima, quella degli spostamenti di Anna Corona, vorrei capire alle 11:58 a quell'ora lì, vedete, 11:55, no, non è a casa, alle 11:55 lei si troverebbe a Trapani, il telefonino sarebbe stato spento. E certo, è il 2 settembre, non stiamo parlando delle 23, stiamo parlando delle 11 di mattina, ok? Per cui rimettiamole insieme, vedete, 11:55 Trapani, telefono spento, la terza tappa, nell'altra grafica che abbiamo mostrato prima, alle 11:58 questa amica cerca di chiamare Anna Corona, ma Anna Corona non risponde, ok? Per cui sicuramente a mezzogiorno Anna Corona al lavoro, probabilmente non c'era. Andiamo dopo, gli giorni successivi. Sentite. 6 settembre. Alle 17:47 l'amica chiama la Corona e le dice di trovarsi davanti alla sede dell'agenzia di viaggi in cui lavora. Ore 11:39. L'amica chiama ancora l'utenza in uso alla Corona. Parleranno per 103 secondi. Alle 13:21 la conversazione durerà 15 secondi. Alle 14:18 48 secondi. Alle 20:08 30 secondi. 7 settembre. Alle 19:48 l'amica cerca di contattare la Corona, la quale risulta irraggiungibile. Poi alle 16:04 rimarranno in contatto per 168 secondi. 15 settembre. La Corona invia un SMS all'amica con scritto: una buona notte se non hai fatto niente di male. 21 settembre. L'utenza dell'amica viene sottoposta ad intercettazione. 22 settembre. La Corona invia un SMS all'amica in cui le chiede di chiamarla urgentemente. L'SMS non viene recapitato. La Corona chiama più volte l'amica, ma quest'ultima non risponde. 23 settembre. L'amica continua ad utilizzare la sua utenza, ma non risponde alle continue chiamate della Corona. Alle 15:06 il cellulare dell'amica risulta irraggiungibile. Tornerà attivo solo dal 5 ottobre 2004. 5 ottobre. Dalle ore 11:14 cessa l'attività di intercettazione sull'utenza dell'amica, la quale tornerà ad utilizzare regolarmente il suo numero. È l'amica che non risponde perché qualcuno ha detto all'amica: sarà intercettata, non rispondere più ad Anna Corona, perché è Anna Corona che continua a chiamarla in questo frangente mentre l'amica veniva intercettata. Veniva intercettata per forza, perché venivano intercettati tutti, ma tu l'hai avuto qui il commissario, ci avete parlato con questo commissario. Il commissario ha detto che erano amici, poi fidanzati, poi sposati, che comunque questa ragazza era molto amica di Anna Corona e che aveva anche molte amicizie in polizia. Quindi evidentemente queste intercettazioni, allora, si conoscevano. Vorrei soffermarmi solamente su un messaggio, professoressa, se mi dà una mano. Sì. Un messaggio che in questa DLS parla delle telefonate appunto che si sono scambiate queste due donne, telefonate che sono sempre state telefonate regolari. Ad un certo punto arriva questo messaggio, quello cerchiato, l'altra grafica, arriva questo messaggio in cui c'è scritto: buonanotte se non hai fatto nulla di male. Messaggio però che non ci risulta recapitato. Eccola lì la grafica. Una buonanotte se non hai fatto nulla di male. Eccola qua. Perfetto. 15:09, 15 settembre, SMS di Anna Corona a questa amica. Professoressa, un messaggio un po'... inquietante. Un po' strano. Inquietante perché se io dico ad un'amica, ad una cara amica, buonanotte se non hai fatto nulla di male, intanto ho dei sospetti, come minimo. E poi mi voglio augurare che se sei mia amica tu non abbia davvero fatto nulla di male.
è un messaggio chiarissimo, secondo me, non ha proprio dubbio. Il PIL, cioè lo psiconeurolinguismo, lo interpreterebbe così, come un messaggio chiaro in cui ti sto dicendo che se tu hai fatto qualcosa di male, io non sono più tua amica, ma mi auguro che tu non lo abbia fatto, con un dubbio molto, molto, molto radicato in un reale che conoscono solo loro. Che è un reale che potrebbe essere sicuramente anche una chiave di lettura, no? Tra le due, no? Sì. Hai fatto quello che ti ho detto, esatto. No? Okay. Ricordiamo che questo è il messaggio che manda Anna Corona a questa amica, sì. Ok? Dunque, andiamo al 1° settembre, invece. Maurizio Ricordari, Maurizio. Allora, abbiamo ascoltato l'ex proprietario dell'albergo e partiamo con questo servizio. A te. E qua c'è dove voglio. Cioè, magari, cioè, non voglio ancora parlare a nessuno, però. Cioè, quel riducimento magari che c'aveva una persona, non è che tagliava quello che fermava. Io facevo manutenzione lì. Quel 1° settembre 2004 era al lavoro? Sì. E poi ha pranzato con la signora Anna Corona? No. Ma io non era sempre che pranzavo lì. Ma quel giorno credo che non ho pranzato. Non si ricorda neppure di averla vista in altri contesti in quella giornata? No. Cioè, dal ricevimento. Cioè, passavamo tutte da là. La mattina quando si arrivava, si fermava. C'era un volo di presenza. Cioè, non era cartellino, ma era uguale al cartellino, diciamo. Sia quando entrava, sia quando usciva. Chiaramente lo posso sapere soltanto quello che era di turno di ricevimento, se c'è qualche anomalia. Accanto al garage c'era la zona della lavanderia? Sì, sotto il garage. E lì si arrivava dalla rampa? C'era chi c'entrava dalla rampa o comunque entravate sempre e solo da ricevimento? Sempre ricevimento. Oppure dalla porta del garage? Sì, ma era sempre chiusa, doveva aprire sempre il ricevimento. Le figlie venivano spesso a trovarla? Non mi risulta, io da tutto il periodo che ho lavorato là l'ho visto un paio di volte, per cui non lo so. E quando venivano a trovarla però passavano... Per il ricevimento. Quindi che qualcuno andasse direttamente al garage non era... No, secondo me è da escludere. Allora, Maurizio, questo sarebbe stato un collega, no, di Anna Corona, e dice: le figlie io qua non le ho mai viste, però quella mattina del 1° settembre le figlie erano lì, almeno una, perché è stata vista dall'altra collega di Anna Corona. Esattamente, Leonora. Facciamo un po' il punto e ricapitoliamo un po'. Questa è una persona che si occupava di manutenzione all'interno di questo albergo, di quello che una volta era un albergo, oggi è questa casa, sì, di cura, ed è una persona che di fatto lavorava un po' su tutti i piani, girava su tutti i piani, andava ovviamente nella zona della reception, andava nelle camere quando ce n'era bisogno e scendeva anche giù nella lavanderia che vi abbiamo mostrato, che è il luogo in cui abitualmente lavorava Anna Corona. Ci dice una serie di cose molto importanti. La prima che ci dice è che lui quel giorno non ricorda di aver visto Anna Corona dopo l'ora di pranzo, ed è un passaggio importante perché nella deposizione, nelle dichiarazioni che lui ha rilasciato alla procura proprio nell'immediatezza, nei giorni successivi alla scomparsa di Denise, lui dice di aver visto diverse volte nel corso della mattinata Anna Corona, ma di non ricordare di averla vista a seguire. Questo è un passaggio importante perché ci conferma quella che è un'indicazione che avevamo già sentito, cioè più persone dicono di aver visto Anna Corona fino a mezzogiorno. Ma ci dice soprattutto un'altra cosa più importante, ci dice che da questa strada, che è quella che porta al garage, oggi è soltanto un garage, al tempo c'era in fondo, proprio dove c'è quella serranda che vedete, c'era anche la lavanderia, da questa strada, dicevo, lui racconta che non si poteva entrare e uscire liberamente, che quella serranda, quella del garage, veniva aperta o chiusa a richiesta e sempre e comunque dalla reception, quindi chi entrava e usciva dall'albergo, anche i dipendenti dell'albergo, quindi ipoteticamente anche Anna Corona, doveva necessariamente passare dalla reception o comunque chiedere all'addetto che stava alla reception di aprire questo cancello. Questo è un passaggio fondamentale perché si è detto più volte che era ipotizzabile che Anna Corona fosse uscita da qui. L'altro elemento che dice riguarda
riguarda appunto le figlie di Anna Corona. Come sapete c'è questa deposizione dell'amica di Anna Corona che racconta della collega di Anna Corona che racconta di aver visto arrivare le due figlie con vicenda dei giubbotti che avrebbero comprato al mercato, avrebbero mostrato alla madre proprio qui, se li sarebbero provati proprio qui. In realtà lui dice: io quella mattina le figlie non le ho viste, ma dice soprattutto che nelle poche circostanze in cui lui ricorda di aver incontrato le figlie di Anna Corona, le ha sempre viste passare dalla reception, perché anche gli ospiti che venivano in visita, le persone, i parenti per esempio dei dipendenti che venivano in visita, dovevano comunque passare dalla reception che si trova, lo ricordiamo, dall'altra parte, quindi dovevano di fatto presentarsi lì e registrarsi alla reception per ottenere l'accesso all'interno dell'albergo. Questi sono tutti elementi che in qualche modo si aggiungono a quelli che avevamo già raccolto, a quelli che ci avevano fatto capire che qualcosa nei racconti di quella mattinata evidentemente non quadra, e soprattutto lo ripetiamo ancora una volta che a mezzogiorno, fino dopo mezzogiorno, neanche lui, neanche questa persona, e non ci sono altre persone dell'albergo che raccontino cose diverse, ha visto più Anna Corona in giro nell'albergo quella mattina. Giustamente, tu non puoi entrare in un albergo non passando dalla reception, scusate, per la sicurezza di tutti gli alberghi del mondo non è che tu prendi col motorino, passi in garage, alzi la saracinesca, vai nelle lavanderie e dalla lavanderia potresti andare nelle stanze, potresti andare dappertutto, quindi è ovvio che tu debba passare dalla reception, quindi è stranissimo che la collega di Anna Corona abbia detto che le due ragazze, addirittura tutte e due, mentre nelle intercettazioni Jessica parla io, come se non ci fosse Alice, siano passate dalla lavanderia, veramente strano. Allora, mandiamo un attimo la fine del cartello di prima parte, sentiamo fra poco, ascolteremo la deposizione del commissario di Mazzara del Vallo. È bello, cioè, adesso. Ok, allora ascoltiamo che cosa ha detto il commissario a determinate domande. Chiaro che qua si parla di un conflitto di interessi che poteva essere presente nel momento in cui questo commissario era molto amico di una cara amica di Anna Corona. Alessi, giusto? Che mai, più che mai. Non solo, ma c'è stato a suo tempo un perito, Genti, che aveva sottolineato che tra le due donne, l'amica di Anna Corona e la signora Corona, c'erano state le famose 1200 e passa telefonate. Dopodiché si sono interrotte quando si è saputo che i telefonini erano intercettati e la persona legata a questo dirigente aveva avuto però poi a disposizione un altro telefonino che però non fu mai intercettato. E risultò che quel telefonino pare fosse riferito, o perlomeno nelle disponibilità di questo dirigente. Allora, ascoltiamo. Lei ha avuto modo di conoscere... Oggi è mia moglie. Consideri che la conoscenza all'epoca era un rapporto di amicizia. Senta, mi scusi, quando avete contratto matrimonio? Nel 2006, l'11 di maggio del 2006. E in data 1 settembre 2004 il vostro è un rapporto di amicizia o sussisteva già, diciamo così, un fidanzamento, se così lo possiamo chiamare? No, guardi, non c'era un legame sentimentale, posso dirle in verità che diciamo c'era un rapporto di stretta confidenza. Ma quindi c'erano, diciamo così, dei contatti telefonici sì, capitava che vi incontravate? Sì, diciamo. Assolutamente sì, capitava, perché come ho detto lei era tra l'altro amica intima del personale dell'investigativa e anche conosceva tutti quelli del commissariato, buona parte delle persone del commissariato con cui interagiva. Cioè, conosceva tutti quelli del commissariato, questo dichiarò. Sono dichiarazioni, cioè, anche pericolose, perché voglio dire, uno, cioè, se dice una cosa non solo la deve dimostrare, ma poi ha un significato psicologico, oltre che reale, all'interno di questa ricerca che stiamo facendo affannosamente per cercare di capire. Cioè, avvocato. Diventano delle dichiarazioni indizianti, fortemente indizianti, perché sostanzialmente si dice che conosce tutti i personale e usa una parola investigativo. Oggi è mia moglie, quindi, dice, consideri come... che la conoscenza all'epoca è un rapporto di amicizia, però mi scusi, ma quando avete contratto matrimonio?
gli chiede, nel 2006, l'11 maggio 2006, cioè dopo due anni, non sì. dopo tanto tempo, in data 1 settembre 2004 il vostro è il rapporto di amicizia, o se esisteva già, diciamo così, un fidanzamento, se così lo possiamo chiamare. No, guardi, non c'era un legame sentimentale, posso dire in verità che c'era un rapporto di stretta confidenza. Chissà che avvocato assuma. Stretta confidenza, bisognerebbe stare nella sua testa e non mi permetto. Certo, è vero che lascia adito a tante belle interpretazioni. Quello che ripeto è comunque sia da, al di là se siano indizianti o meno, sembrerebbero indizianti come tipo di dichiarazioni, comunque sia da una circostanza di fatto ben precisa, cioè lei conosceva il personale investigativo e conosceva il personale di polizia. Certo. Alessi, vedo che volevi intervenire, che mi stai chiedendo... Beh, sai, questa interrogatorio del dirigente di polizia è veramente più che imbarazzante, cioè voglio dire, al di là del rapporto sentimentale, che poi voglio dire nel giro di un anno poi si sono innamorati e sposati, prima non c'era nessun altro tipo di rapporto, però è anche strano oltretutto che una persona che peraltro lavorava in ufficio che non aveva nessun rapporto con il commissariato conoscesse tutto il personale e fosse specificato oltretutto non il personale tipo il custode piuttosto che l'ha detto alla cancelleria, il personale investigativo. Dunque, volevo solamente concludere con una domanda a Maria Grazia Sarroco, perché da domani invece partiremo da sempre il 1 settembre, spostamenti e di Anna Corona e telefonino, ma anche di quel 2 settembre. E racconteremo un po' queste tre zone dove il telefonino di Anna Corona risultava spento, ovvero Carini, Trapani e Partinico. Dunque, andiamo da Maria Grazia. Maria Grazia, come vediamo in questa grafica, ad un certo punto il 21/09/2004 dice l'utenza viene sottoposta ad intercettazione dalle ore 02:15. In considerazione dei contatti verificatisi il giorno 1 settembre 2004, ovvero il giorno della scomparsa della bambina. Ecco, viene sottoposta di intercettazione anche nell'utenza contenuti in uso alla Corona. Ok? Per cui tutta questa utenza viene ad un certo punto intercettata in virtù del fatto che c'erano stati dei contatti quel 1 settembre 2004 della scomparsa di Denise Pipitone tra le due. Maria Grazia? Sì, sì, è proprio così. Infatti anche l'utenza dell'amica di Anna Corona viene sottoposta ad intercettazione. Proprio a seguito di quei contatti, quei numerosissimi contatti, ricordiamo 1.233 contatti in un anno e circa 3 contatti al giorno, poi quell'intercettazione cessa di esistere e quella donna torna ad usare nuovamente il suo cellulare. Nel frattempo, come avete detto anche da studio, la donna usa anche un'altra scheda telefonica, un'altra scheda che probabilmente le era stata data da un'altra persona. La usa e poi improvvisamente invece nel momento forse in cui sa di non essere più intercettata, ma questa è soltanto la nostra supposizione naturalmente, torna ad usare il suo vecchio numero di telefono. Grazie, a domani.